Oh, benvenuti, oggi vedremo la funzione relativa alla gestione dei tavoli. È stata aggiunta la gestione dei tavoli a una comoda agenda per le prenotazioni. Adesso vedremo. Allora, clicchiamo su gestione tavoli. Oh, qui abbiamo la situazione ad oggi. Ecco, qui vedremo che ci sono 17 tavoli liberi e occupati, prenotati 2. In questo caso vedremo che il tavolo 8 è occupato da Verdi per pranzo per 3 coperti e il tavolo 4 da Amici per pranzo per 2 coperti. Bene, se volessimo effettuare altre prenotazioni, basta andare su agenda prenotazioni. Qui avremo una comodissima agenda invece di utilizzare quella cartacea, dove ci riporta la situazione odierna in questo caso. Quello che vediamo qui in basso nell'agendina in giallo sono già delle prenotazioni effettuate per quelle giornate, quindi vuol dire che per quei giorni già ci sono delle prenotazioni. Qui vedremo tutti i tavoli, sia quelli occupati, cioè in questo caso pranzo, Verdi, coperti, te, pranzo, amici, e tutti i tavoli liberi. Quindi per effettuare una prenotazione è semplicissima, basta portarsi sul tavolo desiderato, prenotare per pranzo o per cena, che può essere anche più turni. Quindi facciamo l'esempio: prenotazione, nome cliente Verdini, numero coperti 3, eventuali note per pranzo. Fatto questo, basterà cliccare qui sull'agenda a fianco in questa posizione e il tutto verrà salvato. E ovviamente viene aggiornato. Quindi, se dovessimo avere un cliente che ad esempio ci chiama e vuole prenotare da qui al prossimo sabato, andremo ad esempio sul giorno 11, quindi selezioniamo il giorno 11, selezioniamo il tavolo desiderato e inseriamo ad esempio per cena. Numero di coperte, se li vogliamo mettere, eventuali note. E salviamo. Ecco, per l'11 avremo già la prenotazione inserita. Ovviamente cancellare e modificare una prenotazione è semplicissimo, quindi facciamo un esempio. Andiamo sulla giornata di oggi. Hanno prenotato a pranzo, poi a pranzo ci hanno ripensato. Avremo qui la gomma, cancelliamo e automaticamente il tavolo torna disponibile. Quindi qui abbiamo tutti i dati, le prenotazioni, possiamo scorrere i diversi mesi e così via dicendo. Altra funzionalità molto interessante è questa, la ricerca. Quindi se ci chiama ad esempio un cliente e dice: guarda, ho prenotato ma non mi ricordo il giorno, basterà inserire cosa ricercare. E qui vedremo tutte le date in cui questa persona da oggi in avanti ha prenotato. Quindi in questo caso, ad esempio, Amici ha prenotato l'8, il 9 e l'11 per cena 450, nel senso che qui ancora non sa quante persone verranno. Quindi diventa estremamente semplice. Altra funzionalità molto importante è questa, nel senso che qui avremo la situazione dei tavoli sempre sotto controllo, quindi odierna, sappiamo che ci sono due tavoli prenotati. Se un nostro cameriere, ecco in questo caso facciamo un esempio di Giovanni, prende un tavolo perché lo sta consegnando, lo sta dando altri due clienti, nel momento in cui inserisce la comanda, il programma per la gestione dei tavoli viene automaticamente aggiornata. Ecco, in questo caso già vedremo che il tavolo numero 2 è occupato da Giovanni, coperti 2 fino ad ora hanno ordinato per 9 euro. Quindi qui avremo sempre la situazione aggiornata. In rosso sono quelli effettivamente occupati dai clienti, in giallo sono quelli che sono stati prenotati esclusivamente a pranzo o a cena. Nel caso in cui avessimo qualche tavolo prenotato per pranzo o cena, ci esce un colore diverso perché ci farà capire che effettivamente è pieno. Quindi se ad esempio andiamo su agenda prenotazione, sul tavolo numero 8 aggiungiamo anche la prenotazione per la cena, inseriremo i numeri di coperti,
Selezioniamo l'ok. Ecco, in questo caso avremo il tavolo numero 8, pranzo e cena, come lo vediamo qui, pronto per essere utilizzato. Quindi se torniamo indietro, ecco, vedremo che è cambiato il colore, cioè rosso, ripeto, è quello completamente occupato in questo momento e che lo sta servendo Giovanni. Il tavolo in arancione, il tavolo rosso, il tavolo 8 è prenotato sia per pranzo che per cena, il tavolo 5 è prenotato solo per pranzo. Ecco, se volessimo cancellare la prenotazione, ad esempio sia a pranzo che a cena, questi signori non vengono, basterà selezionare e tenere premuto qualche secondo, dirà sei sicuro di voler cancellare le prenotazioni, quindi tutte, sì, e il tavolo tornerà disponibile. Ecco, quindi da oggi potrete avere sia una comoda agenda, sia avere la situazione dei tavoli sempre sotto controllo.